E niente, poi ti svegli la domenica e scopri che CoroCoro ha annunciato due nuovi Pokémon. Perché infatti, ragazzi, nel mese di giugno di CoroCoro, finalmente, dopo tanti numeri deludenti, sono stati annunciati ufficialmente due nuovi Pokémon, Nequala e Iwanko. Ma andiamo a parlare un po' più specificamente di questi due. Nequala, da come si può capire dal nome, è un Pokémon koala. Finalmente è stato fatto un Pokémon ispirato a questo animale. Dopo molte generazioni, quale luogo migliore se non le foreste tropicali delle Hawaii per annunciarlo? Scelta azzeccatissima della Game Freak. Tra l'altro, questo qua sarà un Pokémon molto particolare perché, oltre ad essere un koala, appunto, ad essere una nuovissima specie, un nuovissimo concept, notiamo che ha un tamburello e quindi niente, sembra tipo un Pokémon musicista. E soprattutto, cosa molto interessante, la sua abilità Defiant Sleep, ossia sogno preciso, gli impedisce di ricevere alterazioni di stato ad eccezione dello stato di sonno, che se vogliamo è l'abilità antireciproca com'è che si chiama? Di insonnia, ecco, se non ricordo male, insonnia impedisce al Pokémon di addormentarsi. Questa qua invece gli consente solo di addormentarsi. Quindi molto interessante questa nuova abilità. Se volete un parere personale, trovo il Pokémon veramente molto carino e mi piace, mi piace. In questo momento me lo prenderei volentieri in squadra, questo Nequala, il Pokémon Half Awake, Pokémon mezzo sveglio, tipo normale che invece non è stato assegnato ad Iwanko. Incredibile, vero? Iwanko, per chi non se ne fosse accorto, è il Pokémon che era stato intravisto in uno dei trailer rilasciati da CoroCoro. E si era detto, questo qua è sicuramente il Pokémon dell'inizio. Beh, evidentemente, o meglio, a parte incredibili, diciamo, sconvolgimenti, non sarà lui, perché viene detto che è di tipo roccia. Ora, non so dove lo vedano il tipo roccia in quel cagnolino, però tipo roccia. Cioè, a questo punto, personalmente, ritengo più normale che sia il koala il Pokémon iniziale dei primi percorsi, essendo di tipo normale, mentre invece Iwanko potrebbe essere un Pokémon comunque, non troppo, che non si trovi troppo in là nel gioco, ma comunque non sicuramente il primo dei primi percorsi. E niente, anche lui è un Pokémon molto carino, mi piace tanto. Devo dire che non mi hanno per niente deluso questi due nuovi Pokémon. Sarà il Pokémon cucciolo, secondo il Pokédex. Le sue abilità potranno essere due, o sguardo fermo o spirito vivo. Sguardo fermo impedisce cali di precisione legati, se non sbaglio, sia a mosse che a condizioni climatiche, ma non vorrei dire una cavolata. Mentre invece Spirito Vivo è in questo momento una copia di insonnia, ossia impedisce al Pokémon di essere addormentato. E niente, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questi due Pokémon, li trovo veramente molto belli. In questo momento me li prenderei sinceramente entrambi in squadra, poi magari annunceranno dei Pokémon molto più belli, però mi piacciono davvero molto. CoroCoro, ragazzi, però incredibilmente, contro ogni aspettativa, non si ferma qua, ci dà un sacco di notizie. Diciamo che ci si fa un po' ripagare da tutti i numeri in cui aveva annunciato cose che si sapevano già. Infatti, vengono annunciati anche Rowlet, Litten, Poplio e Iwanko. Non esattamente loro, ma il loro segreto. Cosa sia questo segreto non si sa assolutamente, si sa solo che c'è. Secondo voi, quale segreto potrebbero nascondere degli starter? Sinceramente io non ne ho idea, infatti qua l'hype sta sempre crescendo e ragazzi non è ancora finita perché in un'altra pagina di CoroCoro si parla di Magyarna, il Pokémon che è stato un po' accantonato in questo ultimo periodo. È stato detto infatti sempre da CoroCoro che coloro che saranno presenti al 19° film dei Pokémon potranno ottenere un disco contenente un codice a barre, grazie al quale, scannerizzando appunto tale disco, si potrà ottenere il Pokémon Magyarna in Pokémon Sole e Luna. Questo Pokémon avrà un livello pari a 50, con un'abilità chiamata Soul Hearth, ossia Cuore d'Anima, e conoscerà le mosse Cannon Flash, Fortune Canto, Altruismo e, attenzione attenzione, una nuovissima mossa, ossia Fleur Cannon, ossia Fior Cannone.
cosa ne pensate di questo fiorcannone? Sinceramente io da un Pokémon meccanico non me l'aspettavo assolutamente che possa avere dei collegamenti con Hatz e con il Pokémon Floette. Al momento non ne sappiamo assolutamente nulla, so solo che se posso ottenere un Magearna a livello 50 all'inizio del gioco potrebbe essere un problema, nel senso che vinco le prime 7 palestre con una facilità incredibile. E niente ragazzi, le news stavolta sono finite, sono state davvero tante, scusatemi la voce ma mi sono letteralmente appena svegliato, cioè mi sono alzato dal letto, ho guardato il telefono, ho visto questi due Pokémon, sono venuto a fare il video, spero di farlo uscire il prima possibile. E niente, vi richiedo di scrivere nei commenti cosa ne pensate di queste news, io spero che il video vi sia piaciuto, se così invito come al solito a lasciare un like, a commentare e iscrivervi al canale, passate ai social che trovate in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video.